Buonasera da Raffaele Capaldi da Bitonto TV per questa conferenza stampa con Dodi Battaglia, storica voce, chitarrista e autore dei Pooh. Io torno per un giorno giornalista perché ormai faccio altro, perché sono un fan dei Pooh da 10 anni. Ho comprato il primo disco, Chi fermerà la musica, a 10 anni, il primo singolo. Poi ho comprato dopo 2 mesi l'LP Buona Fortuna. Poi tramite un amico che aveva un fratello più grande, un compagno di classe, ho scoperto Stop, che aveva comprato due anni prima. E poi, dico su quest'ultima cosa, già affezionato ai Pooh, un giorno in autogrill vedo l'album Pooh 78-81 e chiedo a mio padre di comprarmelo, costava 10.000 lire, lo porto a casa, andavamo in giro col camper, allora non si potevano ascoltare chiaramente i dischi in giro, lo metto sul giradischi che avevamo, che era un cassone che si usavano negli anni 80, insomma, e parte L'ultima notte di caccia. E da allora i Pooh sono diventati il mio mito assoluto, li ho seguiti, diciamo, da sempre, giorno per giorno, ho acquistato i dischi successivi e quelli antecedenti. Quindi non mi sono fatto sfuggire l'occasione, permettetemi questa digressione personale, di intervistare uno dei miei idoli. So che hai visto Bitonto, ti volevo innanzitutto chiedere come mai l'occasione, diciamo, di suonare con questa cover band, com'è nata e perché Bitonto? Allora, perché Bitonto? Perché intanto perché la Puglia, tanto per cominciare, la Puglia è una terra fantastica nella quale noi abbiamo iniziato la nostra carriera. Pensa che noi, mi ricordo ancora che facevamo il sabato, suonavamo qui tipo Cerignola piuttosto che, e la domenica pomeriggio invece si facevano le famose locali da ballo che c'erano in Emilia Romagna piuttosto che in Veneto, e durante la notte facevamo ancora l'Adriatica, non c'era ancora l'autostrada, e un classico per cui ci fermavano sempre mediamente verso Vasto, c'era la pattuglia che tirava fuori la paletta e noi avevamo questo camioncino con scritto i Pooh, dischi vedette, ultimo successo Piccola Chetti, e questi dicevano: ma come fa sta Piccola Chetti? E noi alle 6 della mattina con un freddo bestia che Piccola, ecco, capito chi siete, allora vi faccio lo sconto sulla multa eventualmente. Per cui, insomma, la Puglia è stata per noi una grande occasione di insieme, come dicevo prima, all'Emilia Romagna, che è terra di musicisti e di balere, no? Non sento a dirlo, che ci hanno permesso di fare questo mestiere. E mi ricordo i famosi MacPee, si fanno ancora qui i MacPee, no? Per cui siamo rimasti affezionati a questa terra che ci ha dato da vivere, da fare il nostro mestiere, ci ha dato tante amicizie che coltiviamo ancora oggi e che ci è rimasta nel cuore. Ogni volta che mi parlano della Puglia, per me è number one. Per cui ultimamente, poi io sono spesso in Puglia, perché vado spesso a Taranto a fare dei seminari didattici con la chitarra, per cui la Puglia è nel nostro cuore, assolutamente sì, da sempre. E perché Bitonto? Perché Bitonto è venuto occasionalmente con un caro amico che ha una, adesso non voglio fare pubblicità, ma lui si chiama Mancazzo, così l'abbiamo già fatta, e ha un fantastico frantoio qui, siamo diventati amici così casualmente durante una vacanza insieme in Egitto, ed è continuata questa amicizia, perché devo dire che la Puglia, oltre a essere terra fantastica di prodotti, di turismo, è di un'accoglienza che neanche noi emiliani sappiamo essere così, cioè io penso che la Puglia abbia questo proprio sentimento di accoglienza e di bonarietà che difficilmente si trova nel resto d'Italia. E allora ho coltivato questa amicizia, siamo tanti amici, ho continuato a frequentare la Puglia e Bitonto in maniera particolare, fino a che mi è capitato di conoscere l'amico Michele, e così una sera a cena è venuta fuori questa ipotesi di fare un concerto a Bitonto, e subito ho detto ben volentieri, perché insomma in questi 2 anni in cui noi abbiamo preso una pausa per pensare a quello che sarà il cinquantennale dei Pooh, no? Noi nel 2016 festeggeremo 50 anni di attività, che non è che succeda tutti i giorni. E allora cos'è accaduto? Che in questi 2 anni ognuno di noi fa le cose che gli piace fare.
chi vuole andare a caccia, pesca, chi vuole fare cose, chi ama gli animali, invece che non va né a caccia né a pesca, per esempio io, che non me li mangio neanche, e chi vuole andare a correre in macchina, chi vuole andare in vacanza. E io invece ho deciso in questi 2 anni di fare le cose che mi piacciono, per cui siccome è difficile per persone come noi che sono state così tanto tempo sul palcoscenico staccare così rapidamente dal pubblico, perché è un po' una droga, insomma, il fatto di stare su quel palcoscenico e vedere della gente che ti vuole bene da tanto tempo, allora ho deciso di accettare degli inviti da delle persone delle quali ho fiducia e che stimo. Allora, il primo invito l'ho accettato da parte di Michele, che è una persona che stimo molto, anche se non lo conosco da tanto, però è una di quelle persone che a pelle comunicano subito la trasparenza e così la serietà, insomma, e l'approccio positivo alle cose. E gli altri sono appunto questo band che si chiamano i Palasport, che sono stati coloro che hanno vinto una gara di cover band che noi abbiamo indetto 5-6 anni fa, e loro sono veramente bravissimi, per cui salire sul palco insieme a loro mi sembra quasi come di salire con i miei colleghi, per cui ho detto vado da un amico in una terra di amici con degli amici che suonano bene, dico beh, insomma, se le cose, se 1 più 1 fa 2 e 2 più 2 fa 3, insomma, non dovremmo essere distanti dalla verità, insomma. Se non ricordo male, li premiaste il 2006 ad Andria, io ero a quel concerto e ricordo che alla fine fu proclamata, c'è stata una gara tra le cover band e fu proclamata. Sì. Ti volevo fare una piccola sorpresa, forse tu non ricordi, ma sei stato abituato a suonare già, tra le tante tappe. Era il 23 febbraio 1969. E mio papà era. E queste sono delle foto che non conosce nessuno. Guardate, no. Quel signore lì che è un batterista. No. E che le fece. Una vita precedente. Quel signore è questo qui. Vite parallele. Poi c'è Emanuele Di Mundo, che è un apprezzato chitarrista jazz e organizza ogni anno il Festival Jazz. Voi siete qui in una sala, te le lascio, in una sala Ariston, Valerio Negrini, chiaramente, Robby Facchinetti. Questa posso portare? Sì, l'ho stampata apposta. Che bello. Questa mi fa un autografo, le altre puoi tenere. Possiamo vedere, loro così si divertono anche loro. Sì. Non ridete però. E facciamo vedere. 1969. Sì. Era la festa della matricola, sì, organizzavano prima queste cose, e quindi a Bitonto. Però già da piccolo come ci davo, Ci davo più. Vabbè, ma suonavo peso però. Va bene. Senti, di Bitonto so che hai fatto un giro stamattina, ti è importante, ti è piaciuto? I chili che rimangono in Ti è piaciuto qualcosa in particolare di Bitonto? Queste sono le originali. Che tu non mi darai mai. No, io le darò perché l'ho data a un tuo collega nel 2005, a Riccardo Fogli, che mi ha incontrato, gliel'ho mandata, gliel'ho data. Io le faccio e le spedisco, mi metti dietro il tuo indirizzo se vuoi, oppure una mail, qualche cosa, e poi la prima è questa. Molto dopo. Adesso andiamo avanti con i signori qua. Diciamo, cos'hai visto di Bitonto stamattina, un po' il centro storico, ti ha colpito qualche cosa? Ho visto delle cose che non avevo mai visto in vita mia, perché frettolosamente il turista o quello che viene da fuori è sempre portato a dare un'occhiata veloce a questa cittadina, è cittadina, no? Cittadina, 60.000 abitanti, beh, insomma, comincia già a essere una città vera. E ho visto un centro storico fantastico, bellissimo, pieno di viuzze belle, curate. Penso che sia anche in un certo senso trasformata dai tempi delle fotografie che stavamo parlando prima, perché molto lavoro penso che sia stato fatto, molto lavoro penso che l'abbia fatto anche l'amico Michele, e molto lavoro c'è ancora da fare, per cui penso che sia una strada che è stata intrapresa per il meglio, e quando prendi queste chine qui, chine nel senso che vanno in alto,
difficilmente ti arresti, perché è un processo irreversibile, le cose fatte bene non possono mai fermarsi. Roby Facchinetti ha appena pubblicato un CD di successo, Red Kansan sta per uscire, tu pensi di far qualcosa nell'attesa, diciamo, dell'anniversario, del cinquantennale? Allora, io credo che questi due anni servono sostanzialmente per quello che abbiamo detto, cioè per concentrarci e riunire le forze per fare un grande avvenimento che sarà appunto il festeggiamento di 50 anni di attività, che, ripeto, non succede tutti i giorni. Penso anche che saremo nel libro dei primati, perché non so, forse i Rolling Stone, però alcuni sono già passati nel mondo dei più. Per cui sarà molto da lavorare per organizzare questo evento, perché non sarà un tour solo italiano, sarà un tour mondiale, andremo negli Stati Uniti, in Canada, i paesi dell'est, in Russia, molto, assolutamente in Australia anche, per cui non è una robina che si organizza in due minuti. Detto questo, io nel gennaio del 2015 uscirò con un disco che farò con, io credo essere il più grande chitarrista che esista al mondo, che si chiama Tommy Emmanuel, scritto Emmanuel per chi non, e col quale da tempo ci siamo ripromessi di fare un disco assieme, e sicuramente questo sarà un periodo che mi permetterà di avere del tempo a disposizione per fare questo disco, che credo sarà, ma lui, c'è qualcuno che ha detto che lui già da solo è come sentire un'orchestra che suona, dice in due sarete una sinfonica, meglio ancora, ok, fantastico. Dodi Battaglia, oltre ad aver cantato canzoni, diciamo, immortali come Tanta Val di Leno, I Due nel Mondo dell'Anima e così via, Uomini Soli con gli altri, ha scritto, diciamo, capolavori come, cito quelle che mi piacciono di più, In Diretta nel Vento, Ci Penserò Domani, Canterò per Te, che mio figlio di 2 anni e mezzo ascolta e balla tantissimo, La ragazza con gli occhi di sole, 50 primavere, L'altra donna che a mia moglie non piace ma solo per il testo, no, per la musica, e così via. Ho una curiosità personale, è sempre difficile in questi, diciamo, in queste occasioni fare la domanda giusta, perché penso che te ne abbiamo fatte sempre le stesse per centinaia di volte, quindi ci si industria un po' su cosa si può chiedere. Io vorrei sapere, come tutti, diciamo, anch'io, io suono, ho scritto le mie canzoni chiuse nel cassetto da giovane, come componevi o come componi, anche rispetto poi al paroliere, cioè quando eri tu a scrivere, sei tu a scrivere la musica e poi Valerio Negrini o Stefano D'Orazio ci mettevano le parole, o era il contrario, o si lavorava insieme? Allora, io voglio rubare a questo proposito un minuto all'attenzione delle persone che sono qua per dedicare un lungo, caloroso e fantastico applauso intanto a Valerio Negrini, che è la stata io credo sia, perché il lavoro di Valerio è stato così grande, così immenso e pieno di significati profondi che fanno parte ormai di noi, cioè chi non ha dentro la sua mente le parole Dio delle città e dell'immensità, no, magari tu ci sei, ormai fa parte di noi, piuttosto che mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, piuttosto che noi due nel mondo e nell'anima, sono frasi così centrate, azzeccate, fatte da un genio così grande che ormai fanno parte di noi, e di conseguenza io credo che Valerio, anche se è scomparso più di un anno fa, fa parte ormai anche dello spirito del quale stiamo vivendo anche noi adesso. Vabbè, ma questi sono pensieri molto personali. Per quanto riguarda invece la composizione, ognuno di noi che facciamo questo mestiere ha la sua tecnica. Personalmente noi Pooh scriviamo prima le musiche e poi le affidiamo fino a un anno fa, a Valerio e a Stefano, che sono gli autori dei nostri testi, e anche perché devo dire io ho amato Valerio come più di un fratello, io sono figlio unico per cui non so che cosa voglia dire un fratello, però con Valerio veramente credo di aver assaporato proprio l'affinità di sentimenti, di spirito, e devo dire peraltro che lui quotidianamente è sempre con me,
perché era così presente nelle sue battute, nel suo sarcasmo, che io, vedendo una cosa che mi fa ridere, so già quello che lui avrebbe detto, per cui fa parte un po' anche della maniera di essere. Però devo dire che Valerio, nonostante fosse un grande uomo, una persona che ha scritto le cose fantastiche, aveva un difetto, era un pelandrone, cioè non andava a lavorare nulla, per cui ha condizionato in un certo senso anche la nostra maniera di fare musica, perché mi sarebbe molto piaciuto rimanere a casa, aspettare che lui scrivesse, non restare chiuso qui pensiero e fare una bella musica. Invece bisognava fare prima la musica, poi lui indolentemente, ma era il suo carattere, come molti geni non hanno una grande voglia di lavorare, poi quando li costringi fanno delle cose geniali. E per cui il nostro sistema di lavorare è un po' questo, il fatto di scrivere prima la musica e dare un tracciato a quello che sarà poi il testo, poi i parolieri mediamente scrivono i testi. Il problema rimane il fatto che io parlo di un tour che faremo nel 2016, parlo di un disco di inediti che faremo nel 2016, sinceramente non so ancora come riusciremo a risolvere il problema che non abbiamo più un genio in mezzo a noi, però Dio vede, Dio provvede. Beh, l'amico Stefano credo che potrà e vorrà, dal momento che è un amico, ci siamo lasciati in amicizia, darci una grande mano e poi in qualche maniera arriveremo in fondo. Io su WhatsApp ho l'intestazione, una frase bellissima di Valerio Negrini, da grandi speranze, col foglio rosa in tasca per il destino, che trovo una frase meravigliosa, quindi ve la sono scritta lì. Tu sei anche l'addetto agli arrangiamenti, come ti preparavi per questo? Ho sentito un documentario, che insomma giravi per il mondo per ascoltare quelle che erano le nuove tendenze. Ma sì, diciamo che è stata una cosa che è venuta abbastanza automaticamente. Vabbè, ho sempre avuto questo tipo di approccio musicale, nel senso che io sono un chitarrista ma vengo da uno strumento che non è la chitarra, ho cominciato a suonare con la fisarmonica, per cui la mia visione della musica non è soltanto legato alla chitarra, al chitarrismo, al fatto di fare un bellissimo solo in mezzo a una canzone, ma a una proiezione di insieme, no? Di orchestrale. E poi ho avuto la fortuna di andare spesso, quando la comunicazione non era così facile come oggi, andare spesso negli Stati Uniti, perché la mia prima moglie era di Washington, per cui andavo spesso a New York e frequentavo i locali, i negozi, i club dove tutti i musicisti, ma quelli veri, gente che suonava con Stevie Wonder, insomma, frequentavo, per cui ho avuto la possibilità di avere un know-how magari maggiore, di essere più informato sulle nuove tendenze, per cui non è stata una scelta, è stata più un'attitudine che è venuta fuori dal momento che eravamo in quattro, ognuno di noi si è occupato delle cose che gli venivano meglio da fare, era la cosa che mi veniva meglio e mi è stato affidato questo compito. Quale musica ascolti attualmente? Oggi ascoltare musica non è facile, devo dire che la musica ha preso una brutta ondata di commercialità, di radiofonicità. Ormai i ragazzi ormai ascoltano la musica, per loro la musica sono gli spot pubblicitari, no? Dura 15 secondi e poi si rompono le scatole. Io sono ancora della generazione in cui si ascoltavano i Pink Floyd con delle suite di 10-15 minuti e ti mettevi a sentire la musica. Oggi c'è una fruizione molto così superficiale, un po' sottogamba, un po' mordi e fuggi, nonostante il fatto che la professionalità sia assolutamente migliorata, no? Di conseguenza le scuole, di conseguenza internet, insomma oggi io dovevo partire dagli Stati Uniti per capire quello che era una maniera attuale di suonare. Oggi basta che fai un click e sei in giro per il mondo. Questo ha portato assolutamente dei vantaggi sotto profilo della globalizzazione in senso positivo, però c'è il grande problema che questo sistema ti porta ad isolarti, a metterti a casa col tuo computer, suoni, dici come sono bravo, non ti raffronti mai con il prossimo e finché dici a te stesso che sei bravo non se ne accorge nessuno. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di
essendo poi un gruppo, di vivere a contatto con altri musicisti, di vedere in faccia una persona quando gli suoni qualcosa, se quello che stai suonando arriva al cuore della persona, perché altrimenti se arriva alla tua immagine riflessa allo specchio direi che non è sufficiente. Perché io credo che la musica sia comunicazione, e comunicazione vuol dire comunicare anche con delle altre persone. Questo credo che debba essere la musica, e noi siamo con i nostri strumenti strumento di comunicazione. Hai dichiarato in un'intervista che il segreto del successo è lo studio, è la passione, diciamo. Beh, andiamo tutti in palestra, scherzo. Volevo chiederti, Miguel Bosé ha detto una volta, ai miei tempi, 30 anni fa, erano in 5 a voler fare questo mestiere, ora sono in 5.000. Secondo te era più facile emergere una volta oppure ora? E che consigli daresti chiaramente a un giovane che volesse vivere con la musica? Ecco, non è facile oggi dare dei consigli, a parte il fatto che io difficilmente do i consigli alle persone, perché voglio che le persone che si prendano le loro responsabilità con le loro forze, perché se fanno bene dicono mazzo sono un figo, se fanno male dicono mazzo sono sfigato, e io non c'entro niente. Oggi, prima di consigliare a un ragazzo di intraprendere questa carriera, bisogna pensarci bene, perché sappiamo bene che il tempo passa, sappiamo bene che le chance per fare questo mestiere non sono come quelle di una volta, che ti davano 3 o 4 dischi le case discografiche per riuscire a fare successo, se non eri primo sarà seconda. Oggi ti giochi la prima carta, o vinci o vai a casa, per cui bisogna giocarsela bene, bisogna guardarsi veramente allo specchio ancora prima di intraprendere questo mestiere e vedere se la musica è veramente l'elemento passionale, bruciante, come lo è stato per me. Io ho cominciato a suonare, avevo 5 anni, e ho rotto le scatole ai miei genitori finché non mi hanno comprato una fisarmonica, e volevo quello. I miei amici volevano la racchetta da tennis, volevano il trenino, volevano, che ne so, andare in montagna o fare gli scout. Io volevo solo quello. E nella stessa maniera ho smesso di suonare la fisarmonica e cominciato a suonare la chitarra. Ecco. L'unico consiglio che posso dare è che, come dice il libro, date retta al vostro cuore, ma se il vostro cuore pulsa in una maniera così vibrante e così importante da potervi fare questo mestiere, allora fatelo. Viceversa, andate a giocare a tennis, andate a fare tutte le altre cose che ho detto prima, perché la cosa meno piacevole del tempo in cui ho cominciato io a fare musica è che la musica ormai è gestita non più da musicisti, è gestita da radio, da televisioni, da business, per cui l'obiettivo non è fare bella musica, l'obiettivo è fare più soldi possibile. Ecco, questo già lo era anche ai tempi, però insomma un minimo di onestà, di fondo, di passionalità nei confronti della musica. Mi ricordo nelle case discografiche c'era della gente che parlava con passione di musica. Oggi vai in una riunione in una casa discografica e ti parlano di business plan piuttosto che di quello che dicono le major nazionali a proposito di quello che è ricavato annuale a proposito della musica. Per cui la musica non sta attraversando un grande momento, né sotto profilo creativo né sotto profilo politico. Devo dire che in Italia nessuno ha ancora capito che il melodramma italiano è famosissimo, che noi diciamo operette, no? Siamo famosissimi, il mondo canta la nostra cultura grazie a quella roba lì, e il mondo canta la nostra cultura grazie all'opera del signor Bocelli, grazie all'opera della signora Pausini, del signor Neck, anche dei Pooh, chi altri? Eros Ramazzotti. Ma noi lavoriamo all'estero in una condizione di assoluto, molto empirico, cioè gli artisti che noi quando andiamo, una piccola curiosità, quando andiamo a lavorare all'estero, per esempio negli Stati Uniti, andiamo noi 3 piuttosto che noi 5 e 10-20 tecnici, ok? L'organizzatore del concerto quella serata paga al sindacato 5 musicisti più 10 tecnici, perché se vado a suonare io, quelle persone quella sera rimangono a casa, corretto, no? In Italia, prego, si accomodi, venga pure, no, non c'è problema. Cioè, va bene, ok, va bene il liberismo, ma un minimo di protezione di quello che è l'opera d'ingegno che ci ha fatto grandi in giro per il mondo andrebbe operato, ma non, cioè bisognerebbe, è un fatto proprio politico, nessuno si prende cura
di portare avanti l'idea dell'arte italiana, e invece sarebbe bello, perché chi viene in Italia viene per vedere, e dovrebbe venire anche per sentire, tanto è vero che vengono a vedere all'Arena di Verona queste cose qua, e poi si vanno a vedere magari la Pausini e se lo vanno a vedere a New York, perché? Cioè devono capire che in Italia in qualche maniera, e in Puglia in maniera particolare, spendo altre due parole per la Puglia, che è una regione, lo dicevo oggi a pranzo con l'amico Michele, è una regione che sta facendo passi da gigante sotto profilo culturale, sotto profilo dell'impegno, sotto profilo ecologico, dell'ambiente, della cura e dello sviluppo. Credo che sia la regione numero uno, non so, correggimi se sbaglio, non ho mai visto dei passi così belli portati avanti con caparbietà, insomma, con convinzione, per cui faccio i miei più grandi auguri alla Puglia e anche ai musicisti a questo punto. Grazie. A proposito di quello che dicevi, qualche mese fa Gino Paoli, che aveva lanciato Lucio Dalla, ricordava che Lucio Dalla ha avuto successo dopo 6 dischi. Se la casa discografica lo avesse bloccato subito, non avremmo avuto i capolavori che conosciamo. Io passo la parola al sindaco. Non so se lui ti ha raccontato che faceva il cantante da giovane. No, lo ha rimosso. No, ha avuto il potere. non lo dice a nessuno. Io ne sono testimone, perché ero il suo tastierista, suonavamo insieme, quindi posso raccontare. Quindi passo la parola a lui. Sì. Allora, brevissimamente, perché ovviamente Dodi ha un concerto che lo aspetta e quindi deve necessariamente prepararsi. Oggi abbiamo ascoltato, attraverso le sue parole, in modo assolutamente inconsapevole da parte sua, quello che noi vorremmo fare dei nostri contenitori culturali, dei nostri beni culturali, attraverso la bellezza dell'esperienza di artisti di rilievo internazionale come Dodi Battaglia, ovvero trasferire le loro emozioni e i loro messaggi mai banali, e lui ovviamente e naturalmente non lo è mai stato, in una mezz'ora di dialogo con noi assolutamente a cuore aperto, in cui ha trasferito dei messaggi molto importanti che lascio ai giornalisti mettere in evidenza, e ha lasciato in uno dei contenitori culturali del nostro prossimo Parco delle Arti, di cui ti volevo far vedere, dura 1 minuto e mezzo il promo che lanceremo su internet, ed è semplicemente il sunto, il Parco delle Arti, quello che noi vogliamo dal nostro centro antico, cioè la capacità di raccontare l'arte attraverso, cioè nell'ambito di contenitori culturali come questo, ci sono le officine culturali ex carceri del comune di Bitonto, recuperate con il laboratorio Bollenti Spiriti. Perché Dodi Battaglia stasera? Perché Dodi Battaglia non solo rappresenta un patrimonio inestimabile, che è quello della musica leggera italiana, che leggera non è, perché attraverso i testi riesce a dare dei messaggi sociali di grande rilevanza e ha educato tanti ragazzi. La musica, domani ne parleremo con Avviso Pubblico, come la musica abbia educato e si sia a volte sostituita alla carenza dell'educazione familiare, verso tanti ragazzi che sarebbero stati soltanto schiavi della strada e di insegnamenti, diciamo, poco lieti della strada. Quanti ragazzi l'arte ha sottratto dal rischio del degrado sociale e dai fallimenti personali, purtroppo da tante deviazioni che oggi abbiamo per i minori. Allora io credo che l'educazione dei minori a rischio passi attraverso l'arte, passi attraverso dei progetti specifici che tolgano i ragazzi dalla strada e insegnino la cultura della bellezza, perché è questo che la Regione Puglia ci ha insegnato. L'amministrazione Vendola sicuramente ha avuto delle pecche sotto alcuni profili, però un dato statisticamente oggettivo lo dobbiamo lasciare, non lo dico perché sono di centrosinistra. La Puglia è prima nel settore turistico in Italia dagli ultimi 4-5 anni, mi pare, e ha scalzato regioni come la Toscana, come la Sardegna, in cui storicamente avevano il primato assoluto. Lo ha fatto attraverso, come diceva benissimo Dodi prima, la cultura, cioè un'offerta culturale e di eventi
connaturata inevitabilmente a una promozione turistica del territorio che è avvenuta attraverso il cinema, ma attraverso gli artisti. È un po' quello che in piccolo, molto umilmente, cerchiamo di fare noi attraverso la forza comunicativa e mediatica di promoter d'eccellenza, perché un artista che si esibisce a Bitonto è anche promoter della terra, come lui naturalmente ha fatto prima parlando della nostra città. E io sono particolarmente ti sono particolarmente grato per le parole che hai speso per la città di Bitonto, una città molto, molto importante nella storia, che purtroppo non è stata veicolata attraverso i tempi contemporanei nel giusto modo, per proprie colpe sicuramente, ma per colpe anche esterne, per fattori esterni. Quindi ci dobbiamo riprendere un po' di quella gloria passata di cui avevamo perso memoria. Quindi io vi lascerei così con il promo del Parco delle Arti e con le parole stupende che Dodi Battaglia ha dedicato alla nostra città. Qualsiasi altra parola aggiunta da parte mia sarebbe una deminuzio rispetto al valore delle parole che lui ha lasciato stasera. Grazie Dodi, grazie davvero. Allora, andiamo con filmato. Vedere questa roba qua, è bello. Sul sito dell'aeroporto di Bari. Bellissimo, ficcata, così si fa. Bella. Benissimo, grazie allora a Dodi Battaglia, fra poco l'andiamo a sentire. Grazie. Grazie. Spero che vi divertiate stasera.